Amiche e amici di Rossini TV, oggi siamo a Fano. Stiamo entrando nel periodo più bello, più scintillante, più luminoso dell'anno e noi non potevamo portare le nostre telecamere a farvi vedere tutte le magie dei colori, delle luci e di tutta la bellezza del Natale proprio direttamente da Fano. Tra poco assisteremo all'accensione dell'albero, ma venite con me perché abbiamo anche altre bellissime occasioni di farvi vedere cosa fare a Fano durante le festività natalizie. Giacomo Grandicelli, il presidente della Proloco di Fano, a cui è stato dato l'incarico di addobbare questa città in maniera così strabiliante. Giacomo, quali sono le iniziative che possiamo consigliare ai nostri telespettatori per venire a passare un bel Natale a Fano? Allora, innanzitutto il nostro Natale si chiama Natale Più e c'è un motivo, perché chiaramente non è il classico Natale dove c'è il semplice albero in piazza illuminato. Abbiamo deciso di fare una serie di eventi, una serie di attività per arricchire un po' tutto quello che possiamo far vedere al turista, ma anche al fanese, chiaramente, al nostro cittadino fanese. Quindi chiaramente abbiamo gli addobbi natalizi, tutta la città addobbata, quindi anche le persone da oggi potranno ammirare l'illuminazione di tutta la città. Abbiamo un fantastico villaggio di Natale dove quest'anno siamo riusciti a portare addirittura 27 casette, a differenza degli anni scorsi che erano sicuramente di meno. In più ci sono comunque eventi settimanali che verranno svolti sia qui in piazza che al Pincio, dove abbiamo appunto il villaggio di Natale. E per concludere abbiamo una bellissima pista di ghiaccio che è già animata, perché già da ieri è incominciato ad attivarsi, quindi sicuramente molta carne al fuoco, ma anche molte attività che le persone, quando vengono a Fano, possono tranquillamente fare e svolgere divertendosi per tutta la giornata qui in città. Un programma molto ricco che tutti possono vedere attraverso questo volantino, ma diciamo che chi invece volesse, come dire, anche andare a cercare qualcosa in rete, si può trovare lì un po' tutto? Sì, sì, allora innanzitutto potete tranquillamente andare nelle nostre pagine Facebook di Proloco Fano e Destinazione Fano, in più nel sito web visitfano.info, e chiaramente volendo potete anche avere il cartaceo, perché magari c'è qualcuno che è meno pratico della tecnologia. Ci sono sia nei punti IAT questi opuscoli appunto che possiamo vedere, e anche nella nostra casetta che troverete appunto nel mercatino di Natale, dove c'è un info point dove spiegheremo un pochettino come funziona il nostro Natale. E fino a che giorno rimarrà la città così meravigliosamente addobbata? Allora, addobbata rimane sicuramente fino al 6. E per quello che riguarda i mercatini di Natale, l'ultimo giorno sarà il 24, poi avremo la festa che faremo come ogni anno a Capodanno qui in piazza, dove ci saranno, come diciamo, cantanti, come gruppo importante, avremo i cantatori clandestini, e poi infine concluderemo, diciamo, il periodo del Natale, anche se in realtà non sarà più Natale, con l'Epifania qui in piazza, dove regaleremo centinaia, per non dire quasi un migliaio, di calze a tutti i bambini che verranno qui in piazza. Quindi, anzi, la Befana regalerà a tutti i bambini queste calze. Quindi, come si può vedere, non ci fermeremo al 25, ma andremo ben oltre. Eh sì, perché i dolci poi a Fano non mancano. Dopo Natale, dopo l'Epifania, ci si prepara al Carnevale. Ah sì, il Carnevale è alle porte. Infatti facciamo giusto in tempo a finire il nostro Natale, che poco dopo partirà subito il Carnevale. Quindi avremo un bel periodo abbastanza intenso, però sicuramente chi viene a Fano non si annoierà s······ Etienne Lucarelli, assessore al turismo di Fano, ha una sorpresa per noi da raccontarci. Ma la sorpresa è la bellezza della città di Fano, che nel periodo natalizio veramente si apre alle visite, a chiunque voglia venire a visitarla. Soprattutto quest'anno c'è veramente una grande sorpresa, che è quella della chiesa di San Francesco, questo magico luogo scoperto, uno dei monumenti più fotografati. Beh, quest'anno venite a vederlo, perché all'interno trovate una magica proiezione, uno spettacolo di 10 minuti che con grandi suggestioni di musica, di colori, di immagini,
racconta la storia di questo magico luogo che dal 1226 è nato, era un luogo francescano appunto, e poi è passato sotto il dominio dei Malatesta, poi ha avuto diverse vicissitudini, beh, tutto questo raccontato con grandissime suggestioni, quindi è una cosa da vedere, come sono da vedere le tante attrazioni che si trovano nella città di Fano e che come per i ragazzi, come la pista del ghiaccio, come il mercatino, come i tanti eventi in piazza e come soprattutto la via dei presepi. Novità anche quest'anno per il presepe di San Marco, uno dei più visitati d'Italia. Tornate a visitarlo, anzi se venite da Fano per vederlo ci sono altri presepi, c'è una sorta di via dei presepi che tocca il presepe del porto, dove è il presepe che guarda la nostra tradizione marinara e poi continuare col presepe della Trave, insomma guardate sul nostro sito visitfano.info, una città che ha scelto di far vivere appieno il suo Natale. Damiano Bartocetti, presidente del Proloco della provincia di Pesaro Urbino, beh, che dire, un bel complimento a tutto il lavoro del Proloco in tutte queste città. Ma stasera inauguriamo l'accensione dell'albero della città di Fano, un grande lavoro della Proloco di Fano che rientra nel progetto e nel programma del Natale che non ti aspetti, che racchiude 20 borghi e 100 eventi e racchiude anche tanti volontari che si stanno impegnando. Oggi sto venendo da un tour, da un giro per tutta la provincia e devo dire che tutti i nostri borghi, dalla costa alla montagna e dalla montagna alla costa, sono veramente pieni di tanti turisti da parte di tutta Italia. Abbiamo oggi tantissimi pullman nella nostra provincia, io direi che è un evento unico nella nostra regione che catalizza così tanti turisti. Beh, c'è una grande soddisfazione, tutto questo è possibile grazie all'intenso e costante lavoro che fanno i volontari che si impegnano con amore e con passione. Qui grazie alla Proloco di Fano, grazie al Comune di Fano, all'assessore Etienne Lucarelli e io dico anche l'intuizione insieme a Etienne Lucarelli da tempo, da anni che abbiamo cercato di mettere tutti insieme perché l'unione fa la forza e noi possiamo dire che una grande economia del nostro territorio c'è grazie alle Proloco, grazie ai volontari che si impegnano ogni giorno con amore e con passione. Noi siamo qui oggi perché ci sono tantissime brave persone che si impegnano e che sanno donarci, che dobbiamo farlo tutti. Massimo Seri, sindaco di Fano. Sindaco, complimenti, quest'anno Fano si è veramente illuminata. Beh, direi di sì, con questa accensione apriamo le festività e ogni volta, ogni anno abbiamo cercato di fare qualcosa di più, ma soprattutto cercando l'anima di queste festività, di una comunità che si deve ritrovare, che vuole essere anche un auspicio per affrontare nel miglior modo queste festività in un momento non facile. E anche quest'anno abbiamo un gioiello in più con l'illuminazione della San Francesco con le narrazioni storiche, devo dire di grande suggestione, di grande emozione e poi ogni volta con tutta questa gente che ci fa piacere, ma è anche un riconoscimento di quello che facciamo e anche quest'anno le festività di Natale nella città di Fano sono ai massimi livelli. Allora, abbiamo qui due piccolissime fanesi che hanno assistito all'accensione dell'albero. Come vi chiamate? Olivia. Sofia. Vi è piaciuto l'accensione dell'albero? Sì, molto. Moltissimissimissima. Ma voi l'avete già fatto a casa? No. Beh, no, io devo ancora farlo. Ma la letterina l'avete scritta? Sì. No. Voi avete scritto la lettera? Sì, io sì. No. Ovviamente non si può dire, vero, che cosa c'è scritto? O c'è qualche regalo che magari possiamo intanto dire in televisione, magari Babbo Natale sente e magari fa prima ad andarlo a recuperare. Tu che cosa hai chiesto a Babbo Natale? La spazzola. Una spazzola come? Come la trova lui. Che cosa avete chiesto a Babbo Natale? Io ho chiesto delle Lego, una Lego treno molto molto grande elettrica. E invece io ho scelto della nonna la tastiera. Bene, allora noi abbiamo mandato un messaggio anche attraverso la televisione. Babbo Natale, se senti qui, porta tutto quello che i bambini hanno chiesto.
Buon Natale! Buon Natale! Buon Natale! Buon Natale a tutti! Buon Natale, pace, amore e tanta gioia! Buon Natale! E siamo qui con Donatella che, pensate, è venuta da Montemaggiore al Metauro, a Colli al Metauro, per assistere a questo Natale a Fano. Com'è questa atmosfera natalizia? È bello perché ci stiamo avvicinando al Natale ed è una bellissima festa, è un clima molto sentito, ecco. Ci troviamo bene, noi siamo qui a Fano e partecipiamo all'accensione dell'albero. Allora, facciamo gli auguri. Auguri a tutti di Buon Natale e tanti auguroni di nuovo, tante belle cose. Amiche e amici di Rossini TV, le festività natalizie sono arrivate anche a Fano. Un grande lavoro di squadra tra il comune, le associazioni di categorie, le Proloco hanno dato l'avvio a tutte queste bellissime iniziative all'interno della città, soprattutto i quattro angoli che vi abbiamo mostrato. Naturalmente piazza 20 settembre con l'accensione dell'albero e poi la magnifica ex chiesa di San Francesco con queste installazioni luminose, i mercatini del Pincio e qui la pista del ghiaccio. Insomma, tante cose da fare, da vedere a Fano, venite perché insomma c'è da divertirsi. Voi continuate a seguire sempre Rossini TV, canale 80, vi portiamo sempre nei posti più belli e interessanti della nostra provincia.